Buona domenica e ben ritrovati con l'edizione regionale del nostro TG. E apriamo subito con la Meloni, il rush finale di Fratelli d'Italia, parliamo dunque di politica. Giorgia Meloni arriva in piazza San Ferdinando a Bari tra lo sventolio delle bandiere e con in mano la sua ricetta per la Puglia, il nostro primo servizio. Per la Puglia qual è l'obiettivo? Lavoro. Sviluppo, lavoro, infrastrutture, un grande hub energetico che il Sud Italia può rappresentare, sostegno all'agricoltura che qui è ovviamente fondamentale con tutto quello che comporta del Made In, usare i fondi europei e le tante risorse che questa regione sta rimandando indietro per una classe politica che evidentemente è stata incapace a gestirle, dare opportunità. Il Sud Italia come hub energetico di tutta l'Europa attraverso investimenti con i fondi del PNRR e poi ancora per la Puglia lavoro, infrastrutture, opportunità e scuola, il tutto tramite una politica che non prometta posti di lavoro solo sotto elezioni. Arriva dal palco di Piazza San Ferdinando sotto la sede del partito regionale la stoccata Michele Emiliano e alla classe dirigente pugliese da parte della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni a Bari per la volata finale verso il 25 settembre attorniata dai vertici pugliesi del partito, da Raffaele Fitto ad Antonio Gabellone, da Ignazio Zullo a Francesco Ventola, passando per Marcello Gemmato e un Pippi Mellone, sindaco di Nardò, da sempre amico anche del governatore. Sì, mi ha chiamato il presidente Emiliano difendendo quello che aveva detto e quindi gli ho risposto che non avevamo nulla da dirci. Continuo a considerare vergognose le parole di Michele Emiliano. E così la ricetta di Fratelli d'Italia per il bel paese è semplice, prima di tutto mettere un freno al caro bollette. Però c'è una cosa che si può fare subito a livello nazionale, volendo, se l'Europa non è abbastanza veloce, che è il disaccoppiamento tra il prezzo del gas e il prezzo dell'energia. Questa proposta, che tra l'altro è stata fatta anche dall'attuale ministro Cingolani, di disaccoppiamento a livello nazionale, ha una copertura necessaria dalla mia valutazione di 3-4 miliardi per farla fino a marzo, che si possono trovare facilmente anche con i fondi della nuova programmazione europea. L'abbiamo impegnato il governo, è stata votata in Parlamento, se non lo fa subito l'Europa facciamolo noi. Il segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta ha incontrato a Potenza candidati ma anche simpatizzanti in quest'ultimo miglio di campagna elettorale. Noi puntiamo per l'appunto a una rimonta che passa dal mezzogiorno, ci sono tanti elementi che ce lo dicono. Io ho deciso di concentrare tutta l'ultima parte della campagna elettorale sul mezzogiorno e questo vuol dire che dopo chi vincerà, vincerà, avrà la maggioranza. Puntare tutto sul mezzogiorno perché le elezioni si decideranno al sud. Questo è il messaggio che il segretario dei Dem Enrico Letta in visita a Potenza ha lanciato ai candidati lucani chiedendo loro di infondere il massimo impegno in questa ultima settimana di campagna elettorale. Le proposte e le idee del Partito Democratico, ha affermato Letta, dalla difesa del PNRR di quel 40% di fondi riservati al sud al piano di assunzioni per i giovani, sono le più forti e le più giuste per dimostrare che dal mezzogiorno può nascere la ripartenza dell'intero paese. Sulla vicenda legata alla rinuncia alla candidatura di Raffaele La Regina, Letta, confermandogli piena fiducia, ha poi dichiarato di aver molto apprezzato il modo con il quale il giovane segretario lucano, con grande senso di servizio al partito, abbia deciso di gestire la vicenda. Vicenda nata, lo ricordiamo, dagli attacchi degli avversari politici a seguito della pubblicazione di un vecchio post antisemita che La Regina aveva pubblicato nel 2020. E sul passaggio di Marcello Pittella tra le fila di Azione, ecco cosa ha dichiarato il segretario. Nel Partito Democratico si sta che si sia candidati o non si sia candidati. Chi ha deciso di andarsene perché qualcun altro gli ha offerto altre candidature vuol dire che tanto solido sui suoi convincimenti non era. Ed è scontro a distanza tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte proprio sul reddito di cittadinanza. Intanto tiene banco tra i partiti la questione russa. Violento botta e risposta tra il leader di Italia Viva e quello dei 5 Stelle. Renzi aveva accusato Conte di voto di scambio per aver parlato di reddito di cittadinanza al sud. L'ex premier gli risponde: si vergogni lui che fa marchette al Rinascimento Saudita. Nelle scorse ore Conte aveva detto: Renzi venga senza scorta a Palermo a dire che vuol togliere il reddito di cittadinanza. Parole che hanno subito scatenato l'ira di Renzi, che ha chiamato il ministro Lamorgese. Ma lo scontro tra i partiti si gioca anche sul rapporto dell'intelligence USA sui finanziamenti russi, anche se l'Italia non è tra i paesi che l'avrebbero ricevuti. Proprio il premier Mario Draghi ha detto nelle scorse ore: la democrazia italiana è forte, non è che si fa battere da qualche
dai nemici esterni, dai loro pupazzi prezzolati. Insomma, dobbiamo essere fiduciosi nella nostra democrazia. Per Salvini, Draghi trovi i soldi delle bollette oltre a parlare di pupazzi. Tajani invece punta il dito contro la sinistra. L'unica cosa certa, Forza Italia non ha mai preso un rublo da Mosca. Ripeto, l'unica cosa accertata è che i rubli l'ha presi il Partito Comunista Italiano e ancora nessuno ha recitato il mia culpa per questo. Per Luigi Di Maio il dossier potrebbe non essere uno sulla Russia e chiede una commissione d'inchiesta. Io chiedo a Salvini, confrontiamoci, perché volevi una norma che permettesse a personalità estere, a governi esteri, di finanziare i partiti italiani? Ovviamente lo voglio dire con molta chiarezza, io consiglio sempre cautela su questo argomento, non bisogna sparare nessuna cosa fuori da quello che si sa, però l'accertamento di un Parlamento della prossima legislatura che faccia una commissione d'inchiesta è molto importante. Tappa Brindisi per il sindaco di Bari De Caro, che lancia la sfida elettorale per quanto riguarda gli amministratori locali. Il sindaco di Bari Antonio De Caro a Brindisi per rilanciare la campagna elettorale del Partito Democratico, partendo dai volti dei candidati al Parlamento, con lo spirito degli amministratori rilanciato dal primo cittadino barese, che non evita una stoccata agli avversari nella corsa verso le politiche del 25 settembre. Incontro svolto presso il Parco Maniglio del quartiere Bozzano, luogo proprio di una polemica nei giorni scorsi tutta interna al centro-sinistra e al Partito Democratico, dopo l'appuntamento che aveva visto ospite il consigliere regionale Amati. Stiamo impegnando nelle nostre comunità per far capire agli elettori quali sono le motivazioni per le quali bisogna votare per il centro-sinistra. I miei colleghi sindaci dell'altra parte stanno facendo una campagna elettorale sui loro valori. Speriamo di avere un governo che sappia essere interlocutore attento, come è stato questo governo, nei confronti degli enti locali. Noi amministriamo i comuni più importanti della regione, la stragrande maggioranza dei comuni, amministriamo la regione e vogliamo continuare questa buona esperienza amministrativa nei comuni e nella regione anche per i prossimi anni. Capiamo anche che ci sono candidature che arrivano da fuori della nostra regione, sono persone che normalmente poi utilizzano i loro voti per fare interessi di territori diversi. Noi abbiamo candidato le nostre facce, le facce delle persone che stanno qui prima della campagna elettorale, stanno qui durante la campagna elettorale come oggi, ma sono le persone che i cittadini anche di questa città incontreranno dopo. Scuola, lavoro, ma anche ambiente, insieme ad altri argomenti, al centro del dibattito tra esponenti, candidati di varie forze politiche. Questo è quanto emerso dal convegno che è stato promosso a Bari dal titolo Un'Italia più giusta. Luisa Torsi, Alberto De Giglio, Marco Lacara, Elisabetta Piccolotti, Gianmauro Dell'Olio, 5 candidati tra PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Più Europa ed Impegno Civico si riuniscono a Bari per l'evento Un'Italia più giusta, un futuro da scrivere. Appuntamento utile per abbracciare svariate tematiche, giovani, sud, lavoro e soprattutto istruzione, ambiente, diritti e welfare. Discussioni e proposte dunque in vista del futuro. Scuola, formazione e lavoro sono i tre aspetti che vanno affrontati secondo me insieme, cioè la scuola deve essere comunque il presupposto per poi avviare un'attività lavorativa, ecco perché mi sono occupato di apprendistato e sono relatore della legge di riforma sull'apprendistato. Parliamo di quelle che sono le misure che servono per far crescere il paese, sicuramente stare vicini ai giovani, permettere loro di non avere problemi in fase della pensione o problemi per la casa, problemi della denatalità, e quindi supportare le giovani coppie che devono poter trovare una casa, creare una famiglia. L'importanza e l'imprescindibilità della scienza come il faro della buona politica, perché scienza e politica vengono viste come due attività, due entità, due argomenti in qualche maniera parallela. Non c'è niente di più falso, perché la scienza
ci aiuta a risolvere problemi complessi e la politica deve affrontare i problemi complessi. Io rivolgo un appello a tutti quelli che pensano di non andare a votare o agli indecisi. Questa volta a Bari avete la possibilità di supportarmi in una battaglia molto importante, che è quella che porto avanti soltanto io in Italia, di difendere i nostri bambini quando vanno su internet. Oggi un bambino di 5 anni purtroppo può accedere a contenuti per adulti, guerra, porno, suicidi, senza il filtro di un genitore. Per noi i giovani sono fondamentali perché sono stati vittime di politiche che li hanno impoveriti in questi anni, messi in difficoltà con la precarietà del lavoro e che hanno fermato l'ascensore sociale. Quindi puntiamo tutto sull'istruzione, abbiamo una proposta per rendere l'istruzione gratuita fin dall'asilo nido e fino all'università. E si conoscerà questa sera il nome del nuovo presidente della provincia di Taranto. Urne aperte fino alle ore 20. Dovrebbe appunto partire il servizio che riguarda l'elezione del nuovo presidente della provincia di Taranto. Le urne rimarranno aperte fino alle ore 20. Stasera la provincia di Taranto avrà il suo nuovo presidente. Dalle 8 di oggi fino alle 20 sono infatti aperte nel Salone degli Stemmi del Palazzo della Provincia in via Anfiteatro le urne per l'elezione del nuovo numero 1 dell'ente, che succederà a Giovanni Gugliotti, poi decaduto dopo la fine del mandato di sindaco di Castellaneta, e alla reggente Alfredo Longo, sindaco di Maruggio. Due candidati contrapposti scendono in campo: il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, alla guida della coalizione di centrosinistra Ali e Radici per la Terra Ionica 2050, che comprende anche Movimento 5 Stelle e liste civiche, e la sindaco di Montemesola Ignazio Punzi, alla guida del centrodestra sotto le insegne di Progetto Comune per la provincia di Taranto. Si tratta di una elezione di secondo livello, limitata al voto dei sindaci e consiglieri in carica dei comuni della provincia. Per ottenere il risultato finale si procederà con il voto ponderato in base al numero di elettori del comune di ogni rappresentante. Non voterà il comune di Pulsano, attualmente commissariato, mentre ritornano Taranto e Leporano, che per lo stesso motivo non avevano partecipato alle consultazioni per il rinnovo del Consiglio. In quell'occasione il centro-sinistra aveva vinto di una incollatura con il 50,8%, numeri che potrebbero confermarsi nelle urne di oggi. E cambiamo argomento. Tragico incidente ieri sera nella Città Bianca, investita una donna di 64 anni. Tragico incidente sabato sera nella Città Bianca. Per cause in corso di accertamento, un automobilista ha investito una donna di 64 anni a pochi passi dall'area mercatale di Ostuni. La donna, dopo l'impatto, è stata soccorsa dai sanitari del servizio 118. Data la gravità della situazione, la sfortunata donna è stata trasportata al Perrino di Brindisi, dove è deceduta nella tarda serata di sabato. Sul posto gli agenti della polizia locale per il rilievo del caso e i poliziotti del locale commissariato. La strada dove si è verificato il gravissimo incidente è stata interrotta per qualche ora per consentire il rilievo del caso. Alla polizia locale di Ostuni il compito di accertare l'esatta dinamica del sinistro. Ai sanitari le condizioni della donna erano già apparse gravissime. Purtroppo, nonostante i soccorsi e il trasporto in ospedale, non ce l'ha fatta. Un tragico incidente in una serata di sabato nel centro della Città Bianca. E si comincia a parlare in questi giorni di campagna vaccinale anti-influenzale. L'avvio in Puglia a partire dal 5 di ottobre. La campagna vaccinale anti-influenzale in Puglia inizierà dal 5 ottobre e quanto stabilito in una circolare del Dipartimento Salute inviata alle ASL e dagli operatori sanitari. Nel documento si invitano le ASL a richiedere ai fornitori la consegna di una prima tranche pari al 40% del totale delle dosi prenotate. La prima fornitura dovrà essere effettuata entro il 30 settembre al fine di garantire l'avvio dell'offerta vaccinale dal 5 ottobre, si legge. L'ulteriore quantitativo in ragione del 40%, prosegue la circolare, quale seconda fornitura sarà da effettuarsi entro il 30 ottobre 2022 e l'ulteriore tranche in ragione del 20%, quale ultima fornitura, sarà da effettuarsi entro il mese di dicembre 2022. Queste forniture saranno da effettuarsi comunque in ragione dell'andamento dei consumi, che potranno essere monitorati in tempo reale dai dipartimenti di prevenzione ASL. Si ritiene, precisa il Dipartimento Salute, che i vaccini destinati agli operatori sanitari debbano essere consegnati in un'unica soluzione, in ragione della necessità di garantirne la completa copertura, come peraltro previsto dal quadro normativo di riferimento. Le dosi prenotate sono circa 1,5 milioni.
E cambiamo ancora argomento, botta e risposta sull'aeroporto di Grottaglie. L'aeroporto Marcello Arlotta di Taranto Grottaglie è al centro di un botta e risposta tra il consigliere regionale Renato Perrini ed Aeroporti di Puglia. Vorrei sfidare chiunque, dal presidente Emiliano al presidente di ADP, a venire con me a chiedere a tutti i tarantini se dell'Arlotta desiderano volare per Roma, Milano o nello spazio, aveva dichiarato il consigliere regionale, aggiungendo di aver avanzato la richiesta di accesso agli atti per l'appalto dei lavori per il restyling del terminal passeggeri scaduto il 19 luglio scorso. È importante conoscere il nome dell'azienda aggiudicatrice, aveva tuonato Perrini, per comprendere la data di inizio lavori. Dichiarazioni alle quali ha risposto subito il presidente di ADP, Antonio Maria Vasile. È in programma per il prossimo 5 ottobre un incontro con la popolazione, dice, su sollecitazione della regione Puglia ed in accordo con il sindaco di Grottaglie, Dalò, invitando alla presenza anche Renato Perrini, che per conoscere i dettagli della gara per l'affidamento dei lavori dovrà però pazientare un po'. Ancora qualche giorno, sottolinea Vasile, il tempo necessario alla commissione incaricata di chiudere i lavori e procedere all'aggiudicazione provvisoria di una gara che ha visto la partecipazione di 5 imprese. E nel Salento un progetto di integrazione scolastica con i rifugiati. Con l'inizio del nuovo anno scolastico le scuole tornano a vivere e a popolarsi di bambine e bambini, ragazze e ragazzi, un momento di grande emozione per le migliaia di giovani che ritrovano compagni e compagni ed ancora di più per coloro che varcano per la prima volta la soglia della loro classe. Lo è anche per i rifugiati e le rifugiate ospiti del progetto SAI gestiti da Arcilecce Solidarietà, cooperativa sociale che da circa 20 anni opera nella gestione di progetti di accoglienza integrata per richiedenti asilo e rifugiati nelle province di Lecce e Brindisi. Alunni stranieri, la cui presenza è diventata un elemento cardine per la scuola italiana, in molti casi addirittura salvifico, andando a tamponare l'emergenza numerica patita dal sistema scolastico. Un laboratorio vivo, vivace, di accoglienza, di inclusione, delle differenze e delle diversità. Cosa diventiamo come scuola? Diventiamo luoghi sperimentali di multiculturalità, di scambio, dove la diversità e la differenza diventa valore. Didatticamente parlando, come si sperimenta in classe la convivialità delle differenze? Un elemento che caratterizza la didattica e la personalizzazione degli approcci didattici che ormai, di cui ormai la scuola, in particolare questa scuola, fa esperienza quotidiana. Una ricchezza per tutti. Assolutamente sì, stimola tutti noi ad essere presidi civici. A Giovinazzo un incontro su disparità di genere ma anche violenza sulle donne. Dalla disparità di genere alla violenza sulle donne, il titolo dell'incontro dibattito svoltosi nelle scorse ore in piazza Federico II a Giovinazzo, nel Barese. Disparità che in media colpiscono più duramente l'Italia rispetto agli altri stati dell'Unione Europea e il Sud rispetto al resto del paese. L'evento, fortemente voluto dall'Associazione La Forza delle Donne e patrocinato dalla città di Giovinazzo, ha visto la partecipazione delle referenti e socie dell'associazione, della madrina della serata nonché socia ad honorem, l'onorevole uscente del territorio Francesca Galizia e vari candidati alle prossime elezioni, che oltre ad aver esposto programmi e progettualità inerenti alle tematiche discusse, hanno promesso con una stretta di mano di lavorare al fianco dell'associazione. Sicuramente è importante tenere alta l'attenzione sulle tematiche come la parità di genere e la violenza sulle donne, è un impegno che mi sono assunta nonostante non mi sia candidata alle prossime elezioni politiche, è stato quello di portare queste tematiche in piazza attraverso quelli che saranno i candidati e i possibili eletti nella prossima legislatura. L'ho fatto perché continuerò ad impegnarmi in politica, come ho detto sin da subito, e il mio impegno è quello di avvicinare la politica ai cittadini. Assolutamente molto importante come incontro perché abbiamo visto le istituzioni accanto a noi ed è sicuramente un passo fondamentale. Quello che è importante ricordare è che l'Associazione della Forza delle Donne fa attività di prevenzione. Una prevenzione quindi significa prendere la donna nel suo percorso di rinascita. È importante seguirla non solo dopo e se ci arriva poi alla fase della denuncia, ma tenerla accanto a sé e farle avere fiducia in queste istituzioni dal momento in cui iniziano a interagire con queste associazioni. Ed ora parliamo di minori vittime di reati e l'impegno della cooperativa L'Aurora di Lecce.
Noi diciamo sempre che se riusciamo a dare ai bambini, a questi bambini che ci vengono affidati, l'idea, l'esperienza di qualcosa di migliore, di un'alternativa alla vita che loro hanno vissuto fino al momento dell'ingresso in comunità, che esistono adulti da cui possono sentirsi amati, adulti su cui si possono appoggiare per poter crescere bene, già ce l'abbiamo fatta. Maltrattamenti e abusi lasciano le minori vittime di questi reati ferite profonde. Attraverso uno specifico supporto è però possibile riuscire a dar loro la visione di un futuro migliore. Questo è l'impegno della cooperativa sociale L'Aurora di Lecce, che attraverso interventi terapeutici mirati e anche attività che possono favorire il processo di socializzazione generalmente compromesso, fanno fronte alle diverse emergenze che tuttora ci sono sul territorio. Più che altro quello che noi stiamo riscontrando sono situazioni in cui i bambini hanno alle spalle dei genitori fragili e spesso molto immaturi, e quindi nel momento in cui poi la coppia genitoriale viene meno, poi emergono tutte quelle fragilità, non riescono a percepire i bisogni dei bambini di cui dovrebbero prendersi cura, e quindi questi bambini poi si ritrovano orfani di genitori vivi. Cosa servirebbe per prevenire queste situazioni? Tutto un lavoro che serva ad aiutare i giovani ad assumere consapevolezza anche delle relazioni che vivono, e quando decidono di avere dei figli di farlo con consapevolezza. Ed ancora un incidente con feriti ad Ori, all'incrocio tra via Edoardo De Filippo e viale Regina Margherita, il viale della stazione ad Ori. È caratterizzato dalla scarsa visibilità. Intorno a mezzogiorno si sono scontrati una vecchia Fiat Panda, una piccola utilitaria e un furgone. La Panda è rimasta incastrata tra gli altri due veicoli, salendo sul cofano del furgone. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli. Per soccorrere i feriti invece sono intervenute 3 autoambulanze. I rilievi sono stati curati dalla polizia locale di Oria. E cambiamo ancora argomento, un convegno scientifico si è svolto a San Vito dei Normanni. Dalla semplice cefalea alle malattie degenerative con la sclerosi multipla, al centro della 2 giorni di confronto scientifico organizzata a San Vito dei Normanni dall'unità operativa di neurologia dell'ospedale Antonio Perrino di Brindisi, per affrontare un tema importante per la sua gravità e diffusione, in particolare quando la guarigione non è possibile e bisogna affrontare una convivenza limitando le problematiche della malattia, mettendo al centro le eccellenze e le possibilità che il territorio brindisino offre, senza dover necessariamente affrontare i cosiddetti viaggi della speranza lontani dal proprio territorio. Dopo questo, l'informazione sanitaria deve essere portata avanti in questo modo e deve essere ampliata e potenziata proprio per far conoscere alla gente, all'individuo affetto, alle famiglie, anche economicamente in difficoltà, che abbiamo delle possibilità. Faccio un esempio per tutte: il centro Parkinson della nostra unità operativa di neurologia ha operato interventi di stimolazione profonda con la dottoressa Spagnolo, oltre 45, quasi 50, quasi uno al mese, lì dove sino a qualche anno fa non vi era la possibilità, vi erano veramente i viaggi della speranza verso il nord. E l'attrattività è fondamentale. Come si ottiene l'attrattività? Fornendo prestazioni di qualità, e l'ordine è attento ad attestare che queste prestazioni siano effettivamente di qualità. Parliamo ancora di politica, perché è appena giunto il servizio di Matteo Renzi a Bari con Teresa Bellanova. Noi, dice Renzi, riporteremo Draghi al governo. L'anticinema e il fragoroso applauso dei suoi sostenitori. Inizia così la domenica barese di Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva aggiunge un'altra tappa alla sua campagna elettorale e parla ai pugliesi dei suoi piani per il Sud. Che cosa propone il terzo polo che gli altri partiti non propongono? La serietà. Nell'agenda ci sono le imprese, lo sviluppo, il lavoro per i giovani, le infrastrutture. Il bisogno di aumentare gli stipendi, noi partivi con gli 80 euro, ma il tema del lavoro e non del sussidio, dell'assistenzialismo, il tema del Jobs Act, Industria 4.0. Se avessimo ascoltato le minacce di Michele Emiliano, non avremmo mai realizzato il TAP. E oggi sappiamo che quest'opera salva la Puglia e l'Italia, addirittura quelli che non lo volevano
ora sono pronti a raddoppiarlo. Mentre dal palco l'apertura del comizio è affidata alla presidente del partito, Teresa Bellanova. Il PNRR, spiega, va lasciato così com'è per non vanificare il lavoro di Draghi. Non stiamo combattendo solo per far conoscere il nostro programma, ma, aggiunge, anche per dare una lezione di stile. In riferimento agli ultimi attacchi da Conte ed Emiliano, si apre così il fuoco incrociato. Ci sono quelli che fanno politica promettendo voto di scambio, clientelismo, come quelli che dicono votatemi perché vi do il reddito di cittadinanza. E ci sono quelli indecorosi come il presidente della vostra regione che ha parlato di Auschwitz per parlare del cantiere del TAP, che ha parlato di deportazione per parlare di buona scuola, che ha parlato di sputare sangue e Stalingrado in una campagna elettorale. Io credo che Michele Emiliano si debba vergognare del vocabolario che usa, che è un vocabolario di odio, di aggressione verbale. Tante volte ha detto che è rimasto deluso dalla politica che avrebbe lasciato, adesso torna fiducioso. Io ho detto una volta che avrei lasciato e poi milioni di italiani mi hanno chiesto di tornare. E quindi da questo punto di vista non ho mai messo in dubbio il fatto che la politica sia una cosa seria. Ed ora parliamo di antiche vele in mostra recuperate dalla nave Vespucci. Fotografie, vele nautiche e letteratura si incontrano nella biblioteca del Castello Aragonese di Taranto, dando vita ad una raccolta di immagini storiche dei fari italiani nella mostra Fari delle Meraviglie. Ad immortalare storie e storia è Walter Pescara. Dopo gli studi al DAMS di Bologna ha lavorato per 25 anni come inviato e freelance per riviste nazionali e internazionali. Il suo sguardo insegue eventi e situazioni nel grande teatro della vita. Colombiadi del 92, una regata storica. Le foto che vedete sono stampate su tela o lona proveniente proprio da un vecchio ritaglio di vela della nave Vespucci che le sono state donate dal comandante, che lei ha conosciuto, è vero? Sì. Il comandante mi donò un ritaglio, un pezzo unico, che divisi in quattro e avrei dovuto scegliere quale soggetto stampare su queste preziosissime icone. Io avevo questi scatti del 1992 e siamo nel 2022, destino vuole, lì a volte ci mette lo zampino, no? Che esattamente 30 anni dopo avessi questa occasione, invitato dalla Marina a essere qui. Fu una regata importantissima perché parteciparono le navi ammiragli di tutto il mondo e fecero proprio la traversata dell'Atlantico, esattamente più o meno ripercorrendo la rotta di Colombo. E al Museo di Taranto una giornata dedicata alla cultura ebraica. Taranto, insieme ad oltre 100 località italiane, ha onorato la Giornata Europea della Cultura Ebraica. Il Museo Archeologico Marta ha ospitato un evento patrocinato dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, dalla Comunità Ebraica di Napoli, dall'Associazione Culturale Italia-Israele Alexander Wiesel di Bari e dall'Associazione Ante Litteram di Taranto. Il tema della 23esima edizione della giornata, che ha caratterizzato la Tavola Rotonda, è stato il rinnovamento nella musica ebraica attraverso i secoli, dalla diaspora allo Stato di Israele. Il Museo di Taranto ospita stelle funerarie e reperti che ricordano la presenza nell'antica Tarentum di una nutrita comunità ebraica. Taranto aveva una comunità ebraica molto importante, come attestato anche dalle nostre stele ebraiche nella sezione medievale del museo, e oggi celebriamo la Giornata Europea della Cultura Ebraica grazie al sodalizio con l'associazione Italia-Israele sezione di Bari Alexander Wiesel. Il Museo del Marta, quindi sono 5-6 anni che ospita l'associazione Italia Israele, che organizza qui la giornata della cultura ebraica, in cui viene racchiuso tutto quanto di meglio c'è e c'è stato nell'ebraismo. C'è una forte tendenza alla violenza, alla discriminazione, che attraverso il rinnovamento possiamo sicuramente contenere e combattere da un punto di vista culturale. E si è svolta a Francavilla Fontana la quarta edizione della Imperial Run, la gara podistica per atleti e cittadini nell'ambito della settimana della mobilità sostenibile. Correre per la vita, per il futuro, anche per quello di una città che nella settimana europea della mobilità sostenibile è scesa in strada per l'edizione 2022 dell'Imperial Run, l'evento podistico organizzato dagli Urban Runner. Il primo a tagliare il traguardo, ma a vincere, sono stati tutti i partecipanti di tutte le categorie e il talento locale Andrea Palumbo. Andrea Palumbo, ma non ha tagliato
da traguardo. Dobbiamo far crescere l'atletica leggera e c'è bisogno davvero, davvero della mano dei cittadini in ogni secondo, in ogni impegno sportivo. Correre per la vita, per il futuro di una città che rivendica con forza spazi, sostenibilità. E abbiamo pensato che una delle migliori connessioni in tema di mobilità sostenibile fosse la connessione sportiva. Quindi ringraziamo tutte le associazioni, a partire da quella presieduta da Ivan Solazzo, l'Urban Runner, che organizza l'Imperial Run, quarta edizione, quella che si sta correndo questa mattina, che si sono messe insieme per promuovere lo sport all'interno della mobilità sostenibile. Correre per la vita, per il futuro di una città che dello sport ha fatto una rete di connessioni. Siamo all'interno della settimana della mobilità sostenibile, quindi l'impegno dello sport anche nell'ambiente, e come dicevi tu siamo qui per promuovere lo sport, innanzitutto l'atletica leggera e lo sport di base, che significa salute, che significa benessere, che significa qualità della vita. Correre per la vita e per il futuro, correre per se stessi, correre per gli altri, correre sempre per poi sedersi e riflettere su un nuovo modo di intendere la città degli imperiali. Il bravo Michele Iurlaro. Ed ora lo sport e il calcio, un successo fondamentale. Il Bari si impone in casa del Cagliari. E con la voglia di non partire battuti. Oggi secondo me i ragazzi sono stati bravissimi perché hanno duplicato le forze. Come sempre giocare a questi orari, queste temperature, non è facile. Poi ragazzi hanno fatto una partita di grande compattezza. Di grande sacrificio, immaginavamo che non potevamo avere tantissime occasioni, però quello che secondo me è sotto gli occhi di tutti, o perlomeno sotto i miei, è che ne abbiamo concesse poche anche noi agli avversari e abbiamo sfruttato quella situazione in cui siamo stati bravi a sfruttarla, per cui dobbiamo questa deve essere una partita che, come quelle altre che abbiamo fatto in passato, ci fa crescere. Dobbiamo rimanere coi piedi inchiodati a terra, perché se pensassimo di essere bravi avremmo sbagliato tutto. Il campionato è ancora cominciato, lo sapete, io con voi di Bari parlo sempre, e ci stiamo piano piano stiamo entrando in questo campionato e stiamo capendo tutte le difficoltà che ci sono, quindi andiamo avanti, lavoriamo, questa vittoria ci permette di stare sereni durante la sosta, ma è il momento di lavorare bene e di spingere. Ed ora il calendario, gli appuntamenti della Serie C. Il weekend per le formazioni pugliesi e lucane è cominciato alla grande. Il Lecce che sbanca Salerno e il Bari che spugna Cagliari sono un biglietto da visita niente male. Oggi è il turno della Serie C e di tutte le altre. Spicca l'impegno dell'Audace Cerignola, che affronta lo stadio Monterisi il Catanzaro, una delle super favorite nel girone C e sino a questo momento a punteggio pieno con 3 vittorie su 3. Il Monopoli invece cerca i primi punti lontano dal Veneziani. Non sarà facile a Castellammare di Stabia contro la Juve Stabia, ma la squadra di Laterza ha l'obiettivo di continuare a muovere la classifica. Interessante il derby tra Taranto e Fidelisandria, entrambe a caccia del primo successo, anzi gli ionici a caccia dei primi 3 punti dopo le 3 sconfitte consecutive nelle prime 3 giornate di campionato. Derby Apulo Lucano invece a Potenza, la squadra di Siviglia affronta il Foggia, che si è riscattato in settimana grazie alla vittoria sulla Virtus Francavilla allo stadio Pino Zaccheria. Proprio la Virtus che affronta la Gelbison in casa, chiude il Picerno che sfiderà al Donato Curcio la Turris, per un weekend che seguiremo come sempre live su Antenna Sud grazie al format Tribuna Centrale. E la femminile Molfetta nella massima serie di calcio a 5 femminile. Il 2022, comunque vada, è un anno da ricordare per la femminile Molfetta, ormai prossima all'esordio assoluto nella Serie A di calcio a 5. La formazione adriatica è stata infatti presentata alla città, accolta da cittadini curiosi e tifosi che si spera possano gremire in maniera importante il Pallapoli nella stagione che verrà. Si comincia già il 18 settembre contro il Real State. È la prima volta che la femminile Molfetta disputa un campionato di Serie A girone unico. Siamo una neopromossa, il campionato è molto difficile, molto duro, ci sono delle squadre blasonate, organizzate, esperte, forti, però non dobbiamo scendere in campo cercando di portare a casa i 3 punti, e sempre rispettando le avversarie e non avendo paura di nessuno.
abbiamo inseguito questa categoria da 3 anni che ci sfuggiva per un attimino. Quest'anno siamo riusciti a centrarla e con i denti lotteremo per tenercela cara cara. Noi abbiamo un gruppo molto unito, anche se è il primo anno di queste giocatrici tutti insieme, però nel spogliatoio abbiamo già visto che possiamo fare bene, perché tutti vogliamo, lavoriamo per lo stesso obiettivo. È tutto anche per questa edizione, vi ringrazio per la cortese attenzione, vi auguro buona domenica. Rimani connesso, scarica gratuitamente l'app di Antenna Sud. Trovi tutte le news, i programmi in streaming e on demand e le pagine social.